Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo in anteprima dei primi tre episodi della settima stagione di Elite. Se state guardando questo video potreste notare qualche differenza dai miei soliti video pubblicati perché effettivamente il setup è comunque quasi il solito. C'è il microfono, ci sono le luci e robe varie, ma questa volta sto registrando con la webcam, semplicemente perché la videocamera che uso di solito, la compatta, l'Umix LX15, è... ha deciso di, di distruggersi letteralmente subito dopo aver registrato la gag del dello sceneggiatrote, che è appunto lo sceneggiatore di Elite, l'avete già conosciuto nella recensione della sesta stagione e in questa situazione da un po' in realtà, da molto prima, però riuscivo in qualche modo a uh, registrare con il telefono e uh, robe varie invece adesso addio, quindi o la farò aggiustare o cambierò uh, camera per, per i video per ora però, per ora però rimarrò con, con la webcam del, del computer, così quella che userei anche per le live se facessi live Spero che comunque la qualità rimanga decente, quantomeno decente. In ogni caso, il video di oggi sarà comunque abbastanza corto perché intanto non posso fare spoiler: la serie uscirà il 20. Ho visto solamente i primi tre episodi, fortunatamente. Mi concentrerò solamente a dare le mie primissime impressioni riguardo questa settima stagione, cercando di dire se in qualche modo Elite tutto a un tratto è cambiata diventando una buona serie oppure no. E potete anche immaginare qual è la realtà tra le, tra le due scelte. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate i link importanti tra i miei social dove ci sono le mini recensioni su Instagram e anche su Letterboxd, comprese le watchlist, uh, le, le classifiche e anche il diario giornaliero delle visioni. Su TikTok poi pubblico dei mini video news e robe varie, quindi vi invito a, se a seguirmi anche lì. Tutti i link comunque sono nella descrizione, assieme anche al link di Pumpling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate la t-shirt che indosso oggi, questa con l'onda di, di, di Kanagawa ce la farò perché ovviamente io vedo al contrario questa volta con la webcam, quindi ok? Questa è la maglietta vera veramente bellissima, a parte che adoro quest'opera, ho molte t-shirt e design con questa, con questa con la grande onda, potrete prendere questa t-shirt, ma anche altre cose come calze, poster, zaini, tazze, chi più ne ha più ne metta, anche quaderni. E se al momento del pagamento inserirete il codice il pensiero 4 avrete un paio di calze gratis a scelta. Quindi scegliete un paio di calze che vi piace. Se inserirete il codice nel momento giusto, quindi nella barra eh, apposita, queste calze vi costeranno 0 euro perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Ma iniziamo a parlare di questi tre episodi perché nonostante non ci sia così tanto da dire a livello spoiler, senza entrare nei dettagli ho un po' di sostanza da, da presentare. Intanto come primissima cosa vi ricordo come finisce la sesta stagione, questo lo posso dire tranquillamente, non me lo ricordavo nemmeno io, sono dovuto andare a guardare gli ultimi 5 minuti dell'episodio perché veramente era indimenticabile, ricordavo solamente una cosa, la pistola. Pistola, l'ultimissima inquadratura era proprio sul, su questa mano. Che, che con la pistola sparava a qualcuno. Non si vede mica a chi, a, chi, a chi era indirizzato il colpo. Nonostante ci fosse un po' un suggerimento di inquadrature prima. Il tizio, se non sbaglio, boh, il fratello di uno dei, dei, dei ragazzi. Non lo so, ragazzi. Io con i personaggi di Elite soprattutto sono messo molto, molto male. Dato che in ogni stagione non solo non si accontentano di. Uh, averne già tantissime da caratterizzare perché non sono assolutamente caratterizzati, ma ne aggiungono altri. Infatti, anche in questi tre episodi vengono aggiunti, se non sbaglio, ben 4 o 5 personaggi nuovi, totalmente nuovi, aggiunti a cavolo perché sono a caso totalmente. Per... per alcuni di questi, per far tornare altri personaggi, lo vedremo appunto con il ritorno di Omar che torna anche lui a caso solo perché volevano. Uh, far tornare qualcuno o oh, l'attore, visto che non l'ho visto da nessun'altra parte, probabilmente è tornato un po' alle origini per avere qualche soldino, semplicemente. Però davvero tanti, tanti personaggi. Intanto, tralasciando appunto il ritorno di Omar, non ce n'è nemmeno uno. Dei, dei, personaggi, dei personaggi originali nessuno soprattutto dopo la fantastica morte di samuel personaggio che ho sempre odiato e fortunatamente addio nella sesta stagione proprio se non sbaglio però tornando al colpo di pistola del, del finale di sesta stagione non immaginavo per niente a chi fosse indirizzato qua invece lo danno per scontato eh, danno per scontato tra l'altro non ricordo assolutamente che, come si chiami il personaggio morto il problema, magari sarò proprio io che per questa serie orribile ho una memoria molto molto mh, limitata, proprio perché non voglio immagazzinare immagini e ricordi di, di, di Elite. Però la continuo a guardare, voi mi direte: perché continui a guardare Elite se ti fa così tanto cagare? Perché mi piace fare video a riguardo, mi piace diffondere il verbo e far capire un po' in giro che Elite non è una buona serie, ma non solo perché non piace a me. Vedremo poi più avanti. E probabilmente potete vedere la cosa come un. Una sfumatura di autolesionismo, non lo so. Per il ritorno di Omar, come vi ho già detto, è una cosa che succede a caso solo perché dovevano far tornare un personaggio o il personaggio, proprio questo qui di questo attore, eh, perché inseriscono un altro personaggio, un ulteriore personaggio che serve semplicemente a creare un altro triangolo amoroso. Non, non ci sono ancora arrivato a questa parte, ma è palese che si arrivi a quello. Eh, io non so se continuerò a guardare la, la settima stagione adesso, nel futuro, nell'immediato futuro. Magari aspetterò... Uh, un, un episodio al mese, un episodio ogni tanto, così per uh, aspettare l'ottava stagione, di cui tra l'altro mi daranno sicuramente altri tre episodi. Non capisco per serie importanti, veramente importanti come One Piece. L'hanno data in anteprima interamente, invece, per Elite, che è una serie da quattro soldi, letteralmente, non, uh, non ci spendono tantissimo neanche a livello di tempo di scrittura, robe varie, e possiamo capirlo anche dall'uscita di così tante stagioni in così poco tempo. Di queste, invece, mi danno tre episodi. Stessa cosa della casa di carta. Per le serie orribili, danno pochi episodi. Per le serie buone, comunque realmente attese dal mondo intero, quelle tutte. Interamente, va bene. In ogni caso, si vanno a formare sempre le solite dinamiche noiosissime. Ma cambiano semplicemente i personaggi. Cambiano i, no i nomi dei personaggi, perché non è che le, che le caratterizzazioni cambino. Sono semplicemente personaggi diversi solo per il nome. Perché poi possiamo riconoscere tranquillamente in personaggio nuovo X. La caratterizzazione, tra virgolette, perché anche quella manca ogni tanto, di eh, personaggio della prima stagione. Basta. Gli stessi attori si stancano di lavorare a Edith. Infatti, possiamo vedere le diverse morti, i diversi trasferimenti casuali, perché sì. E gli spettatori Netflix ancora lì a guardarla. Va bene. In questi tre episodi ne hanno aggiunti 20 di personaggi. Immaginate con, con gli altri episodi che ancora devo vedere. E eh, non so se vedrò subito. Ma andiamo avanti. Perché Elite secondo me è veramente una serie brutta. Non solo perché è fatta con pochi soldi, in poco tempo. Non solo perché eh, appunto è Elite. Ma perché eh, cerca di trattare... Mi, mi dà veramente l'impressione che, che cerchi di trattare temi seri, temi importanti, tabù ma lo fa nel modo più sbagliato possibile. A volte risulta anche offensiva per alcune comunità, per esempio la comunità LGBTQI+. Secondo me lì ci sono davvero tanti problemi di rappresentazione in, in questa serie. Ed è veramente problematica e dà un cattivissimo esempio in alcuni, in alcuni casi. Una piccolissima nota pro che dovrei comunque dire, questa stagione sembra essere fatta con 5 soldi, non con 4 soldi, perché la fotografia nelle scene in esterna non sono più alla occhi del cuore. Assolutamente, occhi del cuore 2. Eh, non è, non è più, più o meno quel problema: non ci sono i contorni del volto dei personaggi bruciati all'infinito. Eh, finalmente c'è eh, una fotografia che si riesce a guardare senza avere problemi agli occhi. Ed è una cosa che comunque va a favore di questa stagione di Elite, di questi primi tre episodi. Magari dal quarto in poi ritorna così tutta bruciata, inquadrature orribili. Forse è la primissima volta che dico qualcosa di positivo per le ultime stagioni di Elite. Lasciate stare la recensione della terza stagione perché lì ero un problematico anch'io. Un'altra impressione che in generale questa serie mi ha dato, ma soprattutto questi tre episodi, è che um, dietro, questa, dietro gli episodi ci siano boh, de dei surrealisti che giocano a Il cadavere Squisito. Non so se conoscete questo gioco surrealista appunto di qualche decennio fa. Che consisteva nel riunirsi in più persone eh, scrivere in un foglio comunque. Dire, ma scoprire solamente alla fine una parola, che sia un soggetto, un verbo o, o un, un complemento oggetto, e vedere poi che frase spunta solamente alla fine. Si chiama il cadavere squisito perché, se non sbaglio, una delle primissime frasi uscite, uscite al, all'inizio di questo gioco era proprio il cadavere squisito o i cadaveri squisiti bevono vino buono, una cosa del genere. Ecco, per Elite, mi sa che gli sceneggiatori si raggruppano veramente, scrivono i nomi dei personaggi, così, nel. Nel barattolo, come è successo nel, allo sceneggiatrote, appunto che ricordiamo è dietro Elite. Lo aprono. E solamente dopo vedono che cosa spunta. E vedono solamente loro dopo che cosa succede a, ai personaggi. Scrivono i nomi dei personaggi, che cosa fanno in questa serie, eh, che cosa gli succede alla fine. Tutto casuale, perché questa è la sensazione che mi dà Elite. Nulla di preparato, ogni stagione va avanti per inerzia e senza motivo. Tralasciando che gli attori hanno 38 anni a testa, ma nella serie forse il più grande avrà 19 anni, forse anche più piccolo di me. È una serie che ormai è diventata persino la parodia di se stessa. Ed è incredibile come cosa, le, le faccette che gli attori fanno quando sono un po' arrapati qua in genere sembra una parodia porno, non lo so. E quando soprattutto ci sono le scene di sesso a caso. Solo perché i ragazzetti che guardano la serie poi non si sentono grandi o non vedono la tettina, il culino della ragazza che. che, che piace in questa serie. Non è un problema. Quindi devono metterlo per forza. Ormai da, da contratto. Se in un episodio non ci sono almeno 12? 13? Scene di sesso al secondo, non sono contenti. Cercando di chiudere assolutamente dopo questi tre episodi non ho hype per il futuro, non, non mi interessa vedere che cosa... Non so se si è capito, ma non mi interessa assolutamente andare avanti e oltre in questa Elite. Lo farò per i video, lo farò per voi, mi, mi sacrifico per voi, ovviamente scherzo, ma per chiudere vi dico che ai personaggi non mi sono minimamente affezionato, né ai personaggi che si sono visti da... che si vedono da, da qualche stagione, persino... I personaggi nuovi di risalenti a due stagioni fa hanno abbandonato la serie, immaginate? Comunque, non mi sono affezionato a nessuno dei nuovi personaggi, nessuno dei vecchi personaggi, nemmeno. Lo dico sempre: forse l'unica stagione che si salva è effettivamente la prima, nonostante tutti i problemi, non la riguarderò perché magari ehm, l'ho vista appunto nel 2018 quando è uscita e ero un'altra persona. Non avevo gli occhi critici, più o meno, che ho adesso. E comunque quella mi era piaciuta, però ripeto non la guarderò perché potrei trovarne, a parte che non voglio perdere tempo a guardare la prima stagione di Elite, ma potrei trovare altri 20.000 problemi in più che naturalmente nel 2018 non avevo notato. Nell'ultimo episodio poi c'è una scena che veramente eh, presenta una cosa che io non sopporto mai in nessun prodotto ge in generale, né film né serie, anche se film belli. Non dico cos'è, non, non, non voglio andare oltre con spoiler magari e robe varie, però è una cosa che è in un braccio di un tizio. E eh, questo qui, totalmente a caso mentre parla con questa ragazza, fa così. E sta per mezz'ora, letteralmente, così, senza fare niente, solo per far vedere questa cosa che ha qui. Allo spettatore e anche al personaggio, che non, era, non era intenzione di, di questo personaggio con la roba nel braccio far vedere questa cosa, però lo spettatore doveva notarla e quindi stiamo per mezz'ora così per farla notare, perché lo spettatore che guarda Elite solitamente non ha le capacità di notare qualcosa al volo, così perché ovviamente guardando Elite succede, ragazzi naturalmente non prendetevela male se Elite è la vostra serie preferita, non parlatemi, questo è sicuro. Sto scherzando, però ve lo dico dal cuore, per voi stessi cercate di cambiare un po' i gusti perché se Elite è la vostra serie preferita, come Elite anche il Scam, tutte queste serie di questo genere, se queste sono le vostre serie preferite, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Il motto per le recensioni di Elite, motto che non esisteva fino a due secondi fa, lo sto creando adesso, è una serie vuota con personaggi vuoti che continua per inerzia. Brutta, brutta, brutta. Qua è scritta qui. Sempre, ogni, ogni stagione è scritta qui. Io, letteralmente, con il primissimo trailer, il trailer di annuncio con la data, speravo vivamente che annunciassero il fatto che fosse l'ultima, visto che stavano tutti per cadere dal cielo. Magari speravo, appunto, speravo che arrivassero a terra in mille pezzi tutti, un mare di sangue, di, di budella robe varie. Invece, no, sono arrivati sulla sabbia e si sono salvati tutti. E hanno iniziato a fare robe, come sempre, perché Elite è solo questo. Ma per questo, come dico sempre, ci sono altri siti, non Netflix. Ma ragazzi, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti: tra i miei social e i link di Pumpling. Codice il pensiero 4 per avere un paio di calze gratis e supportare il mio lavoro. In caso vi ringrazio. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. E niente, io sono Andri. Questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao.